Benvenutissimi in un'altra puntata del libricino della muerte, episodio 29. Un video digestivo tra un mattone e l'altro che faccio, anche se pure qua c'è da approfondire e quasi da incazzarsi. Ma come? Con l'anime? Eh sì, hanno tagliato la roba. Ma senza indugio nel pertugio della puntata, perché il prossimo videino sarà quello storico che faccio una volta l'anno e devo studiare. Che sarà? Non ve lo dico. I promessi muori con Saiu, che sta molto bene. Ma prima di sta qui, iniziamo subito a dire le cose tagliatine. Dove sono nati Saiu e Ciro? Da Nier. Oh, avete rotto il cazzo, rapilli! Teneteveli, guarda! Fanno scalo! Per chiedergli qualcosetta! Mi dica! Durante la trattativa Stato Kira, non ha sentito qualche rumore di fondo? Rumore bianco, caucasico? Un rumore cis? Fammi pensare. Ciro, in effetti, sentiva i rumori di un qualcosa che si spezzava, come una barretta. Ed è così che Nier capisce che c'è Mello dietro a tutto codesto, vero Saiu? Ma tu pensi che Mello sia cretino? Che si sia fatto sgamare per la sua dipendenza? No, te pare! L'ha fatto apposta! Qui fanno tutti tutto apposta! Per farlo capire a Nier, per piarlo per culo! T'ho sbragato la task force! E c'ho pure una talpa in mezzo a voi! Chi sarà? Li fa tornare. E Saiu è sulla sedia a rotelle. Saiu, facciamo le equazioncine. Ma prima c'è stava sulla sedia a rotelle. Corpa de Nier, che gli ha dato il corpo de grazia. Rivivi il trauma. Ryuk con una mela. Come dici? Va bene, ti mangio. Una mela al giorno, toglie il medico di torno. Perché mangi la frutta, intendi? Sì, dopo che ne ho scritto uno sul quaderno. Ma indovina chi sta arriva? Chi vuole essere milionario? Shido! Ridammi il libricino! Io che c'entro? Mai avuto, mai scorto, mai pensato. T'hanno visto piallo? Ruttiscini infami spioni. Bratte sta con là. Pure! Prendi la roba dell'altri! Con l'interessi mi devi un libro e 3-4 pagine. E che non so dove sta... Vattelo a cerca. Ma tu mi devi ricedere la proprietà del quaderno. Funziona così, mo so fatto spiegare da Justin all'altra puntata. Ma io ho rinunciato alla sua proprietà. So fatto così, so uno che dà. Ma porco Martin! A chi l'ha ceduto? Rem. L'ho ceduto a Rem. E dove sta? È morta. Oh, si chiama Death Note, non Moleskin. E allora qua Sido ti spiega un po' di cosette. Peccato che hanno lasciato sto pezzo. Perché cosa deve fare uno Shinigami per diventare colui che segue l'umano col libricino? Per poi magari ripiasselo? Allora, due cose. O seguirlo finché lo schioppa, come sta a fa te, oppure convincerlo a farselo ridà. Ma non lo puoi ammazzare a te. Con cosa? Ah, giusto. Ma non lo puoi ammazzare a te. Ma non so chi è. Wemmisaus. Wemmi. L'orfano trofeo dove vengono allevati i piccoli geni e messi in competizione l'un l'altro per farli diventare super detective senza occhiali. Mi sembra molto sana come cosa. Qui Light e la Task Force fa un po' di ricerche e capiscono meglio chi sono Mello e Nier, i successori di L. E chi ti è? Ma... They're the same picture. Sembrano tutti uguali. Ma no, e ovviamente i ritratti non sono abbastanza per vedere il nome vero, per Misa. Mannaggia le anagrafi. E quello che ha fregato il libricino è Mello, che ha rifiutato la carica di nuovo L, perché avrebbe dovuto fare la transizione M to L. Sto esagerando. Invece si è tenuto il nome suo, cambiando lettera, che sarei diventato Lello. Non mi pare incuta tutto sto timore ai criminali. E poi, pezzettino tagliato, chiama proprio Mello, che vuole farsi conoscere Mello. Meglio, anzi, vuole conoscere il nuovo L, sapere chi è, oppure ammazzo Saiu. Pensavate non fosse più un ostaggio, ma sor nome e il volto è sempre in ostaggio. Cosa faranno i nostri eroi? Gli dicono il nome di Light e game over? Sì. No! My man Matsuda, the meat, the meme, M, prende in mano la situazione. Lui si spaccia per L. L freebooter, freebooter.
Lo immaginavo. Solo un coglione poteva aumentare il numero di Kira in 5 anni. O uno che lo voleva. Siamo al punto in cui sono costretto a dover dare i miei meriti a Matsuda. Forse sto sbagliando qualcosa in questa utopia, ma almeno adesso posso scoprire, tra i ricercati conosciuti, se c'è qualcuno senza data di scadenza, cioè il nuovo possessore del quaderno. Ed eccolo qua, uno scagnozzo de mello sicuro. Snyder! Ho manovrato Snyder con il Death Note. Mi fa tagliare sta frase, pare un meme. Ma no! Non è una scusa per i film che fai! Famos invia la posizione. Ed eccola qua, Los Angeles. Che ci ho messo? 3 transizioni. Casa che mi sottovalutate, vi vedo! Anche se in ste 3 transizioni succedono tutte cose. Ma era finito il budget per l'anime. Te credo che la gente pensa che la seconda parte sia più debole. Mi stai a tagliare tutto! Qua Mello, do things. Mello fa un sacco di cose. Nella sua corsa solitaria, PS è il numero 1. E continua a chiamare gente. Stavolta il presidente degli Stati Uniti. Minacciandolo. Potrei manipolare qualcuno per far schioppare la bomba atomica. No Mello, non puoi farlo. Ci cascai pure io all'epoca. Sì, lo so, ma lui no. E forza il presidente a collaborare con infosatelliti sordi. Pacchetto completo. Poi il presidente chiama L. Carissimo, my dear, è stato minacciato da Mello sicuro e comincia a collaborare pure con lui. Tutti che vanno contro tutti, gli scacchi a 3. E finalmente, per andare contro tutti quelli che leggono il cognome di Light al contrario since 2006, fatela finita. Light qua sembra Anna commisa. Oh, è stata brava. Rinforzino positivo, ma l'intimità viene violata da Sido, che non viene visto né da Light né da Misa, perché nessuno dei due è più il possessore del quaderno original, manco lui tra l'altro. E arriva convenientissimissimissimamente proprio quando sta a bruciare il foglietto e legge dove si trova il suo libricino. Perché infatti qua uno si chiede: perché Sido va da Light? Che ne sa di Light? Perché Ryuk se lo porta appresso? Ma mica lo lascia così in malo modo! Cavatata solo! E che cos'è? L'ha messo nei casini! Sta per morire questo, eh! Sta per finire l'anni, per questo vuole scrivere qualcosa sul quaderno. Gli fa, via con me, ci pensa Light. Poi cerca per tutto il mondo col ritratto de Mello. Ma là una persona si potrebbe anche richiedere: perché Light, insieme al bigliettino, non si è fatto mandare una foto de Mello? Perché sarebbe stato troppo rischioso. E se gli avesse chiesto di fare una cosa impossibile a Snyder, tipo cercare di non esaltare la giustizia privata, sarebbe morto di schioppacore. E manco il fogliettino c'avevamo. Ma hanno shrinkato forte sta parte de manga, eh. Andiamo da Mello. Per farsi vedere dall'attuale proprietario, deve ritoccare il quaderno, che ne è più suo. E poi farlo ritoccare all'attuale proprietario. Mo però c'è la scodello. Mello, aspettiamo. Ho tutto il tempo del mondo, mi sono rotto il cazzo. E voilà! Madonna, Sido, come me forzi la trama. Riga, il quaderno vola. Io mi preoccuperei più che ammazza la gente. Non posso darle torto, boss. Attenzione, meme da puntata degli adattatori italiani Goes Wild. Che cavolo è questo scimunito con quell'orrendo costume da mostro? Non sono uno scimunito, ma uno shinigami. Non sono scimunito. Al massimo ci venivo col costume a Los Angeles. L'hai capita? Forse sì, ma spero di no. Vabbè, era più carina la tua. Signori! Buonasera! Morica, ora che abbiamo scaricato tutta la nostra libertà di espressione, ti chiediamo chi sei. So il proprietario di quel quaderno. Me lo di, me lo ridi, perché io sono un di diversa categoria. E ridaglie con gli impiccetti de Light. I grandi piani che abbiamo imparato ad amare. A teatro, ma dove cazzo sta? In hotel, ad LA. Che c'è? Light qui rinuncia al possesso del libricino de Rem, quello che si è inguattato quando si è sciorta, non quello de Misa, che quello è quello de Jealous, ve confondete, e cede la proprietà a Ryuk. Adesso dovrà seguire colui a cui verrà andato sto libricino. Ma se rinuncia al quaderno perderai la memoria! No! Se mi presti il tuo e poi io ti do le pagine che ti servono per continuare il lavoro di Kira. Sì, ho capito, ma ormai l'hai detto e l'hai consegnato. Io ancora non ti ho dato un cazzo. Ah. Dove sono? Deduco che tu sei Kira. Ti consegno alla giustizia.
aria, eccomi. Lo terrò appiccicato all'inguine. Così, anche se non so più il possessore di nessun quaderno, che sarà utile per dopo, manterrò i ricordi. Sì, puoi ridarmelo. Quel quaderno è stato più a contatto con le parti intime del Light di me. Si può provare invidia per un oggetto di cartoleria, sì. Misa, per cortesia, stiamo cercando di fare le partite a scacchi mentali belle che hanno fatto grandi questa serie. Ma perché fa questo Light? Per non farsi vedere dopo da chi sapemo? Anche, ma soprattutto, Pesido! Vedrai fra un po'. Cioè, no, ti dirò io perché l'hanno tagliato. Ma ste misure così estreme so sempre per gli Shinigami. Ma soprattutto, passeranno un sacco di giorni prima del piano finale. Quindi lui dovrà sta giorni appiccicato al quaderno. Light, come te la fai alla doccia? Così. Sido viene comprato dal cioccolato e vuota il sacco come al solito. Sti cazzo dei Shinigami vanno contro il nuovo mondo sulle due regole false: quella che dice che schioppi dopo 13 giorni che ha usato il quaderno e quella che impedisce la distruzione dello stesso. Tutte cazzate. Ecco perché L Senpai Murio l'hanno fregato con ste regole. L'avevo detto. Se no gli aveva fatta L, gli aveva fatta. Vabbè, grazie per lo snack, te meritate il libricino. Io andrebbi. Ma tu sei scimiscemo. Ma non mi vedi come sto strano? Mi parli così, faccio paura. Levamelo, sto qua. Levamelo. No, sarà intangibile, ma le parole fanno male su più piani di percezione. E io ti dico che sei brutto. No, sì. E questo me lo tengo. Qualche problema? Ci metto niente a trovare un'umana kawaiina piccina col fetish per garze. Fa andare la mummia che fa i sucker. Già ho capito il tipo tuo. Te ce faccio innamorare e poi te l'ammazzo davanti gli occhi. E tu per impedirlo ti suiciderai. Ci metto niente. Pussavi a fa' guardia. Te devi guadagnare, barette. Che te sembro Willy Wonka? Io l'ho ammazzato, Willy Wonka. Il razzo dell'altra puntata ha centrato la fabbrica. No, non è vero, è atterrato in mare aperto. L'ha presa male che non ha trovato il biglietto. Ma chi avevo lasciato una fabbrica di cioccolato? A quel poraccio con quattro nonni in un letto? Ma uno date gli una poltrona. Fortunello poi. Io ero orfano, quelli erano in sei. Quattro nonni, due genitori. Non tiravano su uno stipendio decente in sei. Ma che pensione ci avevano questi nonni? Ma non hanno mai fatto un cazzo in vita loro. Questa la verità, c'avevano una super minima. Se sono allettati a 30 anni. Basta, bello, va bene. Eh sì, lo Shinigami che ha paura di Mello è un po' una memata. Sintomo di quanto sto manga anime fumetto sia anche fatto per i teenagerini. Ma anche perché lui è descritto come fifone, quindi ha paura anche degli umani. E allora dimmi pure se ci sono altri poteri. Aspetta, fammi vedere se posso. Controllo le regolette del Muori. Non si può parlare con gli umani degli altri quaderni se non del suo. Pena la morte. Dopo le pene di secondo grado. Ma allora ci sono altri modi per ammazzare uno Shinigami. E che so le punizioni di secondo grado? Boh, punizioni. E ci sono 9 livelli. Gironi infernali. Ma sotto tramine a parte, non gli dà retta per la memata. Ma perché se lo compra? Col cioccolato? Ma de che? Col libricino! Se ci dai retta, una volta preso il quaderno di Kira, ne daremo uno a te. È questo che vuoi. Pesido. Chi è? Sono Kira. Beh, buonasera. Sono quasi 30 puntate che te cercamo. Siccome non mi state a fare promesse, e sa più d'altra gente. Soprattutto perché sono successe cose prima di sta telefonata. Non t'ho detto tutto, ma mo te lo dico. Non li voglio far piacere, quindi mi mando un aiuto da casa. Il mio libricino. Ma non ci serve, già ce ne avevo uno. Mazzuga! In più, ho già provveduto a sistemare tutti i criminali colpevoli delle cose brutte delle precedenti puntate. Sì, ho bugato l'FBI per avere informazioni. Sì, c'ho così fatto. Ma lo vedi? È sicuro di volerci dare il quaderno. Poi come farà a punire i malviventi? Mazzuga! Moriranno il 10 novembre. E tutto questo è per darvi una finestra di tempo per recuperare il libricino oggi. Vedete che dovete fare. Brava Lisa, dopo ti concedo il bisso da roba di prima, hai capito? Amica, mi raccomando, sta parte non scriverla.
Rigolette del Muori. Quando il possessore del quaderno rinuncia alla proprietà del suddetto, allora non potrà più vedere lo Shinigami amichetto. Ma se poi ne ritoccherà un pezzetto, se lo ribecca gli può dà pure un bacetto. E se lo tocca, ma non è più suo, come ho detto, lo potrà vedere per sempre. A meno che non ne ridiventi il proprietario e riceda sto libretto. E questo è importante, perché praticamente se non sei il proprietario e lo tocchi, potrai vedere lo Shinigami per sempre, come abbiamo visto nello one shot Giustizia per Minoru. Seconda regoletta. Ma solo una regola. Vabbè che te l'ho detta, io imparo prima con Shido, ma si vede che c'hanno fretta di andare avanti. Pure le regolette tagliano. Ma che sta per succede? Succede che il quaderno è arrivato alla polizia. Delivered by Ryuk. Cortesemente fermi qui. Non è un libricino del Muori, giuro. Non ci siamo mai visti noi. Non è che so anni che ve sto appresso. Cosa dice il mostro? Sarai bello tu, Matsuda. Come sai come mi chiamo? Io leggo i nomi di tutti con sti occhi. Ah, ma è rigirato di là? Ed è proprio per sti occhi che è venuto pure lui. Perché Kira vuole che qualcuno faccia lo scambio per poter ammazzare Mello. E allora chi tradderà mezza vita? Light a chi ha detto di seguire Ryuk tra questi? Chi? Matsuda Touta. Perché dovrei seguire un miserabile del genere, Shit? Ryuk, ma come sei? Lapidario. Beh, sono Shinigami. Ma che te vede, te sente? No, intendevo miserabile. Va bene, è il più giovane. Ha tutta la vita davanti a sé. Utile? Chissà. Tanto si propone da solo. E Light lo sapeva. Matsuda è così. Un coglione. Entusiasta! No, entusiasta so io! Ma come un datore di lavoro italiano che risponde allo stagista che gli chiede se mai comincerà a pagarlo? Un no! Squarcia l'aria e ci lo farò io. Devo essere io, perché è tutta colpa mia! Giapponesate, onore, onore, giapponesate! Volevo fare anche Arakiri! Poi ho detto, meglio fare Arakira! Quindi lo faccio io! E dopo 13 giorni schiopperò in tutto questo Light. Non batte ciglio, letteralmente. Guarda che faccio! Ma sei sicuro che poi riuscirai a scrivere i nomi se la situazione lo richiederà? Sì! Guarda che faccia! No! E vabbè, tanto Mello ormai te minaccia ogni 2x3, è stato un piacere lavorare con te. Cioè, S2FI, 10 novembre 23:58. Alle 23:59 schiopperanno tutti, tranne Mello, come previsto da Kira. Inizia l'operazione. Mani in faccia. Perché sto nome? Per questo. Azz. Se non fosse che qui hanno tagliato il pezzo che mi fa un po' incazzà. Perché i primi ad andare a cercare di scovare Mello non so loro. I primi so gli uomini del presidente arabi, tra l'altro, dati in prestito a Light, coperti per non farsi vedere in faccia. A posto, non servono manco loro. Ma qualcosa gli toglie i caschi e Snyder li ciocca tutti. Perché pure lui ha fatto lo scambio degli occhi del Muori. Quante cose, quante. E solo dopo vedi tutto il pezzo di Shido e Mello che si mettono d'accordo. Lo scopri dopo sto pezzo dei caschi che volano, che è la prima cosa che rivedi di Shido. Lo rivedi così. Ma voi mette, ma molto più bello! E me levi plot twist fighi così! Va! La gente è trascinata via! The Grudge! Che paura! Lo so! Ed è qui che Light scopre The Shido! E va da Ryuk! Light va da Ryuk! Te sei scordato di me niente? Boh, mi sono mangiato io le mele d'inizio puntata! C'è un altro Shinigami! Ah, quello era importante. Avevamo perso tempo e infatti l'hanno tagliato nell'anime. Ma faceva ride. Per mettere un po' di pepe, un po' di pepe. Vorrei fossi morto tu al posto di Rem. Shit. E Light. Anch'io. Misa. Io no. Ed è qua che Light fa l'impiccio del teatro. Perché è un Terashido.
Sta puntata la devo ricostruire mettendo prima pezzi che vanno dopo. Memento muori. La seconda parte dell'anime perde. Non perché non ci siano cose belle, ma perché non te la fanno vedere. Qui c'era Mello che aveva previsto tutto. Scoprivi in modo fico che Shido era dalla parte sua. Plot twistone. Niente. E infine torniamo qua. Ci riprovano. Stavolta loro. Vai con l'occhi dello Shinigami. Faccine e rapine. Is super back. Super Kira God Chiro. Come va? Non vedo una Shippagami. Perché mo' hai 30 decimi di vista. Come scritto nell'auto use. Levate gli occhiali. No, Chiro ha ancora gli occhiali. Pure nel fumetto. E non ce l'avete pensato, non ve eravate accorti. V'ho beccato. Andate, mie sacrificabili pedine. Come figliolo? Quando si spengono e scrittine. Perché così è, come aveva pronosticato Kira. Pronoschirato. Schioppano tutti i compagni de Mello. E la task force in bocca. Quaderno recuperato, tutto a posto, fine, ciao. Ti piacerebbe? Bisogna trovare quello che se fa chiama Mello. Abbiamo fatto 30, famo 31. Ma è l'episodio 29. Cerca, cerca, esplodi, esplodi. Showdown tra Chiro e Mello. Ho un libricino e non ho paura di usarlo. Scevroa, se clicco qui, vinci un viaggio per l'arte là. Sì, sì, interessante. Mikhail Hill. Anzi, non c'hai un nome, c'è una Ulz Mentolictus in bocca. Scoperto il vero nome di Mello. Iatta, schiatta. E dai, ma gli hai sbrumottato la copertura dopo 3 puntate. Quell'altro era durato più di 20. Mello, sei caduto nel tranello. Nel tramello. Sì, adesso scrivi il nome. Ma possiamo parlare. Quella lucina omicida negli occhi mi ricorda mio figlio. E sei irrecuperabile. Chiro non lo vuole a Shirata, nemmeno adesso, perché lui non ha mai ucciso nessuno. Oh. Sono sicuro che anche Light è fierissimo del padre e rispetta i suoi valori. Andate a fanculo, 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 fanculo. Scrivi il nome, 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 scrivi il nome. Si è tolto pure l'elmo, non lo posso vedere dalla videocamera. Quanto se può essere stronzi, quanto? No, anche perché avrebbe potuto vederlo pure prima a Mello. Perché non l'ha visto dalla telecamera? Perché Mello, milacciandoli con le esplosioni, ha voluto che tutti spaccassero le telecamere. Tagliate tutte le cosette fiche in sta puntata, raga. Stavi andando così bene. Anime. Qua sei un po' inciampato. Parlamone. Ho già scritto il nome. Ho detto parlare, no scrivere. Che devo fare? Scrivo il cognome. Concludemo. L'appello. Mello. L'ammello. Ma un personaggio secondario dimenticabilissimo. Forse stanco di sti giochini de parole che pensavamo fossero morti insieme a L. Smitraglia. Il nostro Chiro. Ma tanto lo smitraglia. Lo usa tutto. E poi lo getta. E nessun proiettile colpisce la nuca. Tutto il giubbotto. Complimenti. Momento Mello Brooks. Te sbrighi. Il vecchio pensa che il libricino sia la pensione. Non se stacca. E dammela che tanto da giochi ai macchinette. Ma il direttore viene prontamente vendicato. Sparate pure a Mello. Arrenditi. Sei circondato. Decidi dove decedi. Le tue ultime parole. Addio Bulma, Trunks e anche tu, Kakarot. Fanculo Nier. Cosa? Blackbird! Non l'ho scritto il nome! Si salvano tutti! Chiro compreso, che ha preso una smitragliata e una bomba in faccia. Bazzegole per il sequestratore dei pulmini. È vero o no? Light. Oh, Chiro! La smitragliata ha preso il giubbotto. No? Io posseggo ancora gli occhi del muore. Risparmia il fiato, non me fa lo spieghino. Vabbè. Vedo la tua durata vitale. Meh, speravo di più. Ma comunque, questo vuol dire che non sei Kira. Lo so. Basta che non mi tocchi la panza che capisci il trick. Ma così si toglie ogni rimasuglio di dubbio insito inconsciamente in sti quattro scemi. E a parte questo, like. Qua è preoccupato veramente per il padre, che sembra stia usando l'ultimo minutaggio a disposizione. Sì, è preoccupato. Che non scriva il nome! Il mio campioncione! Anch'io avrei voluto esserlo. Light.
Ah sì, toccantissimo. Sig Sob, Sig Sob. Come Yambastis, come fai a scrivere nome? Che farebbe il figlio di Ciro Yagami? Sono io il figlio di Ciro Yagami. Bene, allora so già tutto. Appena volta. Buttamola in caciara. Non sei Kira. Sì, ma tu lo sei ora. Scrivi il nome. Fa una cosa giusta nella tua mediocricissima vita. A parte l'avermi fatto nascere. Tu ti ferma a me. Sai io a che cazzo serve? Mo per più la pensione di invalidità. Tu e il tuo senso di giustizia da peracottaro ipocrita. Fosse stato Melacottaro, almeno sarebbe stato contento Ryuk. Manco quello. Ammazza bello. Ammazzamelo. Non hai mai capito la grandezza del sogno, del bene superiore, del grande scherzo per proteggere la vostra comoda vita. Scrivi il nome e poi schioppa a fare compagnia ai vermi pari tua. È sconvolto. È sconvolto perché il padre sta morendo. E Ciro ci lascia pulito, senza aver mai usato il quaderno. Non va nel mu. Lise, sempre di nulla stiamo a parlare. L'unico che ottiene gli occhi non usando mai il quaderno. E insieme a lui, in combo con la sorella che sta nello Tsukuyomi infinito, ci lascia anche famiglia perfetta. No! Light, il bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, fortunato. No! Entusiasta, amorevole, talentuoso, simpatico, sorriso, elegante, poliedrico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentiluomo, togrino, sognatore, ammirevole, rispettoso, permuso, riflessivo, meritevole, accogliente, pragmatico, educato, previdente, perfezionista, trasformista, composto, paziente e ambivalente. Ma tanto famiglia perfetta non era manco un aggettivo, ho capito, ma no! Non posso perdere niente, manco i finti aggettivi. Ambivalente perché? Perché Light piange, qua finalmente si sfoga. Boh, sembra che non gliene freghi niente del padre, sta ancora a pensare ai cazzi sua. Convenientemente morto, tra l'altro, perché così non si sputtana la regola dei 13 giorni. Ora lo sa solo Mello che è farsa, quindi dai che crema. Ma comunque piange, bellissimo. Forse inconsciamente il suo corpo, la sua particina piccina piccina umana, soffre. O la frustrazione d'aver perso è l'umanità o la sociopatia, la divinità? Forse vediamo le due realtà che cozzano. Vedeteci quello che ve pare. E soi Ciro, cosa avrà pensato nei suoi ultimi momenti, vedendo il figlio rantare male? Forse in fondo si è reso conto del mostro che ha allevato? Forse invece era sollevato perché ha visto che il figlio non era Kira? O forse non è bastato vedere la durata vitale del figlio, dopo questo ultimo sbrocco finale, a fugare tutti i suoi dubbi? Addio, Swainabone mio. Ormai completamente bianco, shiny. Manco te sei evoluto. Non me lo fate vedere così seppellito la lavandonia. Sido, poco l'avevamo visto nel manga, nell'anima ancora meno. E già lo salutava. Perché ottiene quello che vuole. Mentre Light si accorge che piove. È ancora triste. Ma lo vedi che persino lui è scosso dalla morte del padre. È bello che ogni tanto si empatizzi con il leader. Il mio libricino, quello che ho raccolto nella puntata unissima. Pure l'aggettivo. Due perdite gravissime. E mio padre, sì. Fine!